come quando un figlio è andato all'estero e ritorna a casa. È normale che ci sia gioia nel cuore e anche festa intorno, perché ci si ritrova. Idealmente io vorrei che tutta la diocesi fosse in questo momento partecipe. Finalmente si ritorna a casa. Una messa solenne in cattedrale celebrata dallo stesso vescovo Monsignor Riccardo Fontana assieme a tutti i vicari forani e i canonici. Così ad Arezzo, dopo oltre 2 mesi e mezzo di stop, lunedì 18 maggio le chiese riapriranno alle celebrazioni. Si riaprono tutte le chiese della diocesi. È la prima messa che si riapre nelle 246 parrocchie e nelle quasi 2000 chiese del territorio. La prima messa sarà infatti proprio in Duomo alle 10:30. Invocheremo, diciamo, la messa votiva di San Donato, cioè del nostro patrono, per chiedere a Dio che ci ridia il gusto di fare i pastori, no? Donato, ricordo, siete tutti dottori e la sapete tutti bene, è il participio passato del verbo donare, ed è, siccome che è passato, è come ha ricordato tutti noi preti che ci siamo donati al popolo di Dio, quindi siamo tutti al servizio, si riprende nelle misure del possibile il servizio a questa gente. Tutte le chiese dunque riapriranno le loro porte alle celebrazioni, ovviamente tenendo conto di tutte le misure anticontagio, come previsto dall'accordo tra governo e CEI, e così sarà anche per il Duomo. In cattedrale potranno dunque entrare 200 persone, celebranti compresi, 2 le porte di ingresso con i cavalieri di Malta a garantire il servizio di sicurezza e 1 di uscita. Le panche inoltre sono già state posizionate alla distanza di 1,10 m l'una dall'altra. Sugli ognuna potranno sedersi 3 persone, 2 ai lati e 1 in mezzo. Nessun termoscanner invece all'ingresso e non ci saranno nemmeno i guanti alla comunione. È previsto che anziché i guanti, ogni prete che andrà a distribuire la comunione davanti al popolo, perché nessuno può, si rilavi le mani con il sapone giusto per disinfettare.